come può un empatico proteggersi dall'energia di luoghi e persone? Come può un empatico proteggersi dall'energia di luoghi e persone? Immagino che un empatico si intenda qualcuno che in qualche modo assorba energie di un po' tutti. La cosa più ovvia da dire è allontanarvi da quei luoghi e da quelle persone. Se le persone sono vostro marito, vostra moglie, lasciarli, per esempio, è un altro modo. Che consiglio di loro? Non è facile. Non è facile perché dovreste avere una sorta di impermeabile. Un impermeabile che faccia rimbalzare tutta la robaccia che vi arriva addosso. Vi sarà capitato più di una volta di entrare in alcuni luoghi e appena entrate nei luoghi vi rendete conto di avere un'energia pesante, qualcosa che vi distrozza di sempre. Quello può essere o per le persone che ci sono o per l'ambiente stesso che c'è, perché l'ambiente, come tutta la materia, in qualche modo assorbe le vibrazioni. Quindi se all'interno di un ambiente ci fosse stato qualcosa di estremamente negativo, non so, entrate in un castello, vi ho avuto un esempio estremamente pratico, quando sono andato in Cambogia c'è stato, non so se conoscete la storia della Cambogia, quel pazzo scatenato di Pol Pot nel 75-79 con i soldi. Dicevo, in Cambogia questo pazzo scatenato di sto tizio finanziato dagli americani a suo tempo nella guerra del Vietnam ha alzato la cresta e ha sottomesso il suo intero popolo, quindi di 8 milioni di cambogiani, vi parlo del 75-79, ne ha ammazzati e torturati 3 milioni, quindi 3 su 8, quindi quasi la metà della popolazione ammazzati e torturati. Nei campi di concentramento, nei vecchi campi di prigionia, se entrate lì dentro vi rendete conto di che cosa vuol dire sentire un'energia pesante. Lì sono stati torturati e ammazzati milioni di persone. Quell'energia si sente in ogni granello di sabbia di quei luoghi. Fortunatamente in alcuni di questi luoghi sono stati anche abbastanza geniali perché ci hanno messo dei tempi buddisti sopra, quindi stanno cercando di ripareggiare le vibrazioni a fatica, perché si sente comunque, lì sono morte veramente migliaia di persone, non sono certo 10-15 monaci buddisti che riescono a recuperare così in pochi giorni, in pochi anni, quello che è successo. Lì l'energia si sente ovunque, si sente nella sabbia dove spuntano ancora le ossa, si sentono dai muri che hanno visto lacrime, torture, dolori di qualunque tipo. Quindi i muri, così come le case, così come gli ambienti, così come gli oggetti, trattengono le emozioni negative, le emozioni di tutti i tipi, le emozioni positive e negative. Tanto che in alcuni esercizi chiamati psicometria, sì, c'è proprio la lettura degli oggetti, cioè si prende un oggetto di una persona e in qualche modo si legge la vibrazione che ne dà con le varie informazioni che se ne dà, che questo oggetto recupera. E come proteggersi da queste cose non è facilissimo. La cosa più semplice dovrebbe essere puliti voi dentro, quindi quanto voi più siete puliti, tanto più siete impermeabilizzati da queste energie. L'altra potrebbe essere voi delle stelle così brillanti da poter pareggiare e annullare quelle energie negative. Quindi voi entrate in un luogo dove ci sono energie negative, grazie a voi diventano positive. E questo è ancora più difficile, perché dovreste essere voi davvero degli emanatori di energia positiva. Ma ci può stare. Se volete qualcosa di abbastanza semplice che è fattibile da tutti, può essere la sabbia bianca, che è un ottimo mezzo per ripulire gli ambienti. La sabbia bianca viene usata dagli sciamani di tutti i secoli per ripulire gli ambienti, nonché per scacciare le entità oscure, chiamiamole come vogliamo. Fa un po' l'effetto dell'acqua santa, ma ha un po' più potere. La sabbia bianca la trovate, si brucia come incenso. La trovate in tutti i negozi esoterici, ma soprattutto la trovate su internet, costa da 0, 10 euro, vi danno
quando è salvia bianca, tra l'altro dura tantissimo. Quindi un buon mezzo è usare la salvia bianca per pulire qualunque tipo di ambiente usate. Un altro mezzo, quello più comune per me, ma non è comune per gli altri, è usare l'energia angelica, che vuol dire chiedere all'energia angelica, se vogliamo nominalizzarlo, possiamo usare l'Arcangelo Michele, chiedere a lui di illuminare completamente con la propria energia l'ambiente, sia interno che esterno, quindi sia l'ambiente attorno a noi, sia noi stessi, ed eventualmente di fronte a qualunque ombra o qualunque cosa di oscuro che incontra questo fascio di luce, questa energia angelica, di inglobarlo nella luce e mandarlo nella luce, quindi di rispedirlo a casa in qualche modo. Questo è un altro mezzo che si può utilizzare, che in genere utilizzo nel momento in cui, cosa che è stata utilizzata anche qui, nel momento in cui entro in qualunque ambiente, quindi per sicurezza, non è una cosa che faccio nella mia mente, né più né meno, viene ripulito l'intero ambiente prima di iniziare qualunque corso o qualunque nostro lavoro. Questo per avere una pulizia, non solo viene pulita, ma viene anche scudata, cioè viene inglobata in una sorta di bolla che protegge a 360 gradi, così che non solo la pulisco, ma evito che da fuori possa esserci qualunque tipo di interferenza, perché possono anche capitare. Ricordiamoci che così come possiamo guarire a distanza, e di questo ci sono prove scientifiche ovunque, possiamo anche ammazzare a distanza. Ammazzare è un po' difficile, possiamo però fare del male a distanza, quindi per lo stesso principio per cui un'intenzione positiva può fare del bene, un'intenzione negativa può fare del male. L'intenzione negativa può fare del male a patto che io sia ricettivo a quel male, quindi a patto che io abbia delle porte aperte, non abbia un bravo impermeabile. Il bravo impermeabile è essermi liberato di tutte quelle cose che in qualche modo mi danno ancora emozioni estremamente negative. Quindi se io nutro rabbia, continuo a nutrire rabbia verso il mondo, verso qualcuno, verso qualcun altro, questa per me è una porta. La mia rabbia costante verso il mondo permette a qualcosa di esterno di agganciarsi alla mia rabbia. Se io questa rabbia l'ho sciolta, non ti attacchi da nessuna parte. Quindi le emozioni negative in qualche modo si possono attaccare ad altre emozioni negative. Se io sono una stella che brilla di positività, me rimbalza, come si dice a Roma. Cioè non ti puoi attaccare in nessuna maniera a quello. Quindi questo è il consiglio più a lungo termine, o meglio a lungo termine, è liberatevi da qualunque cosa di negativo dentro di voi e diventate voi stelle che illuminano gli altri. Così quando entrate davvero in un posto negativo siete voi che cambiate. Non siete voi che assorbite l'energia dell'ambiente. Ricordatevi che l'ambiente prende da chi ha più energia. Quindi se lì dentro ci sono tante persone negative, pochissime positive, l'ambiente diventa negativo. Ma se entra una persona estremamente brillante e la sua luce si espande ovunque, quell'ambiente diventa positivo. Ci sono persone che quando le incontrate state bene, e altre persone quando le incontrate state male, state prendendo la loro energia. Ma chi vi dice di non essere voi quelle persone? Non quelle che fanno star male, ma quelle che fanno star bene. Quindi non essere voi i vampiri che avete bisogno degli altri, ma essere voi quelli a dire ok, la mia energia ce l'ho, tieni, te vedo quanto ne vuoi. Ricordatevi anche che l'altro principio è quanto più amate voi stessi, tanto più potete dare il vostro amore agli altri. La base è io non posso dare ciò che non possiedo. Cioè se ti devo dare un euro, lo devo avere quell'euro. Non ti posso dare amore se non ho amore. Quindi non posso amare qualcuno se prima non amo me stesso. Però può capitare che magari tu dai energia, ma poi questo non assorbe così tanto che ti scarica. Se tu fossi una batteria che l'ha presa dagli altri, sì, se tu fossi un generatore, no. Quando tu ti metti al sole a prendere il sole si scarica. No, continua a darti. Ed è pure felice di darti. Ma se invece del sole fosse una lampada UV a batteria, dopo mezz'ora si scaricherebbe. Tu hai preso la sua energia, tu ti sei caricato dalla sua energia e la sua batteria si è scaricata. Se tu invece di essere una lampada UV a batteria diventi un generatore di luce, non si scaricherà mai. Anzi, io sono qui a generare luce. Se non te la do la luce, che senso ha che la genero? Prendila. Il sole non si lamenta se tu gli prendi la sua luce. Una batteria sola. Se lavori in un ambiente
trasformare in un cumulo di energia. Cambiamo. Quello di diamante. Tipo, da sola la tua energia può essere anche positiva, ce la puoi scudati fare. Scudati, è l'unica. È l'unica, è complesso, lo so, sì, metti proprio l'aglio, le cose, i cornetti, le croci, quello che vuoi. La cosa per la dovresti fare una corona di salvia, un cappottino di salvia bruciata. Cambia lavoro. Comunque non è sano stare in un ambiente negativo, non è sano per niente. E ricordiamoci, se non cambi lavoro, perché c'è un punto, ritorniamo al punto di prima. Cambia lavoro. No, però prendiamo questo, se non stiamo bene nel nostro ambiente, cambiamo. Tutti gli animali funzionano così, cioè se il mio ambiente non mi piace più, lo cambio, tranne gli uomini. Il nostro ambiente non ci piace più, ce lo famo sta bene. Non funziona. Non potresti imparare da me. Eh? Da me non potresti imparare. Da me. Puoi imparare, ma impari e te ne vai. Non stai a vita. Cioè, come tutte le scuole, io mi faccio il mio bravo anno di studi, comprendo e me ne vado. Ma comprendo non lamentandomi, comprendo, ne prendo atto, imparo quello che devo fare e vado avanti. Ma se mi fa star male, questo star male, è vero che lo star male risuona con qualcosa dentro di me che mi devo risolvere, ma lo capisco dopo 3 giorni, non dopo 30 anni. Perché a volte c'è gente che rimane 30 anni, ma se solo e si lamenta da 30 anni. Il concetto è, il lamentarsi non ha senso, se una cosa non ti va, la cambi. Se non la cambi, non ti ci lamenti, basta, perché diventa una scelta. Quindi è vero che se l'energia negativa in qualche modo ti fa star male, probabilmente risuona con qualcosa che ti devi risolvere. Ti risolvi quello che ti devi risolvere e poi non ti dovrebbe più far star male. Rimane il fatto che se un ambiente è comunque negativo e non è funzionale alla mia crescita, lo cambio. Imparo, ti ringrazio, me ne vado. Quindi sì, ci sta che devi cambiare, però lo impari tutto. Perché se ci stai troppo tempo è come se tu restassi nella tua stessa classe, la prima media, per 30 anni.